Forse starete dicendo, beh, che palle, svuota i vasi e ci sono sempre le solite cose. E poi non ce le fa vedere con un dettaglio decente, dove possiamo vedere veramente quello che trova. Però stavolta non è proprio così. Dato che al terzo vaso vedrete qualcosa di nuovo, che io ho ipotizzato fosse di una certa famiglia, ma in realtà poi ho scoperto che non era quella la famiglia, ma poi vi dirò. Per quanto riguarda il dettaglio, questi sono i mezzi che ho a disposizione. Se volete darmi una mano a migliorare il servizio che vi sto offrendo, vi basta fare una donazione nel link che trovate in descrizione. Detto questo, vi auguro una buona visione del secondo controllo dei vasi e vi auguro una buona giornata. Buongiorno a tutti. Per una volta le previsioni avevano indovinato, infatti ha piovigginato e sono molto contento di aver messo i tetti sui miei vasi, perché se piove di notte particolarmente io non riesco ad andare a svegliarmi, ad accorgermi e uscire al buio e evitare che si riempiano d'acqua. Allora, vediamo se c'è qualcosa qui dentro. Ora vedo solo un ragno. Bisogna vedere sotto quella terra se c'è qualcosa. E adesso andrò a svuotare il vaso. Ok, questa volta mi sono munito di un piatto effettivo e adesso vado a svuotare. Il vaso. Allora, io vedo, va bene, il ragno che si sta muovendo. Eccolo là. Dopodiché spostiamo un po' di terra. È caduto il vaso, ma tutto a posto. Lì c'è, lo vedete che si muove ora, un altro carabide. Molto probabilmente un altro degli arpalini che avevamo trovato nel primo giorno, nel primo campionamento, nel vaso dell'orto. Dopodiché, forse, ecco, c'è anche un altro carabide lì. Dopodiché, una cosa aggiuntiva rispetto all'altra volta è che ci sono degli isopodi. Forse attirati dall'umidità che si è venuta a formare con l'arrivo della pioggia, questi, faccio vedere, si sono chiusi a pallina. Ecco, probabilmente questo è un armadillidium. Sono quelli più comuni che si possono trovare qui. E poi non mi sembra di vedere altro. D'accordo. Quindi con questo tempo meno coleotteri, meno carabidi, però anche questa volta abbiamo trovato e si sono aggiunti questi isopodi. Bene, passiamo al prossimo vaso. Ok, dopo aver sistemato il primo vaso, proseguiamo e andiamo verso il secondo con questo cambio di condizioni meteo. Secondo me potrebbe esserci stato un bel movimento di pedofauna, della fauna del suolo. Le formiche sono le prime che appena sentono che sta per avvicinarsi la pioggia partono e vanno a farsi un giro a foraggiare per evitare di rimanere senza se la pioggia dovesse durare per troppo tempo. Allora, secondo vaso, eccolo là. Ok, e adesso controlliamo. Allora, qua
così a occhio vedo una cosa che sembra essere già passata a un mondo più bello, però adesso andremo a svuotare per vedere se c'è dell'altro. Ok, andiamo a svuotare. Ok, la creatura che pensavo fosse trapassata in realtà era semplicemente rattrappita. E adesso lo vedete muoversi ed è un piccolo ragnetto. Potrebbe essere anche un parente di Eudiopis, il ragno su cui ho fatto un video e che ho campionato nel mio tirocinio sui coniugani. Comunque questo vaso continua ad essere un po' povero di fauna. Vabbè, magari prossimamente comincerà ad essercene un po'. Andiamo al terzo. Ok, sistemato il secondo vaso. Adesso andiamo al terzo. Comunque, se tra una settimana non arriverà nulla in quel vaso, credo che lo sposterò. E ho altri posti dove mettere un vaso. Eccoci al terzo. Adesso andiamo a vedere cosa è finito dentro a questo. Ok, io vedo più che altro ragni qui dentro. Abbiamo capito che il letamaio è un ottimo posto perché i ragni possano cacciare. Ma adesso andiamo a svuotare e vediamo se c'è qualcos'altro. Ok, andiamo a svuotare il terzo vaso. Ok, i ragni sono molto vispi, come potete vedere. Però vedo anche qualcos'altro. Eh sì, quello si è riuscito a vederlo. Quello là è un bracchino, un brachinide, che è sempre un altro carabide. Ecco, si sta muovendo adesso. E di questo dovrei anche recuperare la specie, perché da qua non si riesce a vedere, però ha due macchiette. All'inizio delle elitre ha due macchiette color arancione. E dovrebbe proprio essere un brachinide. Ok, quindi in questo vaso continua ad esserci sempre la stessa conformazione. Ragni soprattutto e qualche coleottero, nella fattispecie carabide e adesso brachinide. D'accordo, adesso io deciderò dove, perché voglio aggiungere anche degli altri vasi e ho degli altri posti e probabilmente cambierò il vaso numero 2 perché è l'unico che non mi dà soddisfazione. Quindi grazie per aver seguito il tutto e noi ci rivedremo al prossimo controllo.